Hello Vivians, benvenuti in questo video. Io sono Lady Vivian. So che vi aspettavate di vedere Vivi Everyday, ma siccome questo è un video vintage, ha pensato bene di farlo fare a moi. Dovete sapere che io e Vivi Everyday abbiamo in comune questa nostra carissima amica cinese di nome Shein, tipico nome cinese esotico, che ogni tanto ci invia dei doni dalla sua terra. Non aspettatevi oggetti e abiti preziosi, perché la nostra amica Shein purtroppo è in ristrettezze economiche, quindi fa quel che può. Ma noi anime nobili quali siamo, non stiamo certo a guardare queste sciocchezze. Dopotutto è il pensiero quello che conta. Gian Alberto, per favore, porgimi il pacco. Insomma, Gian Alberto, un po' più di grazia. Questa sera di tu non è più quella di una volta. Allora, cosa abbiamo qui come prima cosa? Un abito. Interessante, interessante. Sì, carino, carino. Il tessuto non sarà naturale, ma d'altronde la nostra amica abbiamo detto che non naviga nell'oro come muò. Perciò dobbiamo apprezzare comunque che non sia totalmente da buttare questo tessuto. È comunque un tessuto abbastanza scivoloso, liscio al tatto. Non dovrebbe creare prurito, si tratta comunque di quello che voi al giorno d'oggi chiamate poliestere. Sopra è di pizzo e sotto ha una fodera. Non vogliamo di certo che si vedano tutte le nostre grazie. Vi faccio notare questi adorabili bottoni in perla. Si spera che almeno queste siano vere, le farò valutare dal mio orefice di fiducia. Lo proverò per voi, così potrete ammirarlo. E nel caso siate interessati a qualcosa di questo video, contattate pure la mia carissima amica Shein con il link in descrizione. E ditele pure che vi mando io con il mio codice sconto sempre in descrizione. E vi assicuro che provvederà a inviarvi tutto in circa un mesetto. Cioè, a me arriva anche prima, ma noi siamo carissime amiche, quindi potete anche capire che per voi potrebbe esserci qualche ritardo, abbiate pazienza. Gian Alberto, tieni, fallo lavare e stirare. Carino, veramente carino. Lo trovo anche abbastanza comodo. Sul décolleté, mi sta benissimo, non mi stringe. Questo taglio un po' edoardiano mi piace molto. Molto chic, molto chic. Arrivo fino alla caviglia, così non dovrò neanche farlo accorciare dalle mie cameriere. Proseguiamo, amici. Oh, vedo un delizioso taccuino. Oh, fanciulle, penso che apprezzerete la texture di questo taccuino. È tessuto. È un bellissimo tessuto, quindi al tatto non è come un qualunque quaderno. My Victoria, c'è anche un riferimento alla nostra amatissima regina. Anche l'interno è veramente apprezzabile, delizioso. Una piacevole sorpresa, bravissima Shein. Proseguiamo con un altro oggettino. Ha un certo peso. Oh, guardate cosa sarà mai. Apriamolo. Uno specchio. Specchio, specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più lady del reame? Ma io, naturalmente. Veramente carino. Uno stile, direi, Liberty. Dentro ha una sorta di prisma blu che lo rende cangiante. Continuiamo la nostra esplorazione. Un po' di carta, di adesivi. Alcuni non sono di mio gradimento. Non so cosa me li abbia inviati a fare quella sciagurata. D'altronde conosce i miei gusti e osa farmi questo. Ecco, questo invece mi piace già di più. Queste cose di stile un po' più antico. Questi altri li lancerò alle mie cameriere che se li contenderanno per i quaderni dei figliuoli. E qui cosa abbiamo? Uno specchio. Questo sì è di mio gradimento, mi piace.
posso ammirarmi meglio rispetto a questo, che invece è utile durante i viaggi, così da portare nella borsetta. Un altro vestito, questo di tessuto migliore, sì, rispetto al precedente, più gradevole, molto più leggero. Quell'altro era più elegante, questo direi più per un picnic in campagna. Anche questo molto carino, leggero, comodo, a parte che a me stringe un pochino sul seno, però è molto leggiadro, ideale per un picnic, una passeggiata in campagna. Cosa conterrà questa scatola? Un candelabro, pesa un botto, ideale per lanciarlo contro la servitù quando non ubbidisce come vorresti. Non male, non male. Oh, che carina, una piccola cornicetta. Meno male che non ha inserito la sua foto. Purtroppo la mia cara amica non è dotata di una bellezza, come dire, di una bellezza, punto. Avevo chiesto alla mia amica Shein di inviarmi anche questa meravigliosa campanella per chiamare la servitù, ma non mi è arrivata, forse non ha potuto procurarmela, mi dispiace davvero molto. Oppure se l'è intascata qualche cameriera per non farsi chiamare da me, in questo caso dispiacerà molto più a lei. Rimane soltanto un oggetto un po' strano, capelli. Sono capelli. Perché mi ha mandato dei capelli? Vorrebbe insinuare che mi servirebbe una parrucca? Che mi servirebbe un toupé? Oppure che mi sta male il mio colore di capelli e dovrei cambiarlo? Che sfacciata! Beh, devo dire che la fattura di questa parrucca è buona, è buona. Nonostante questo io non la indosserò mai, perché questo è un affronto. Cos'è questo obbrobrio? Cassandra, sei licenziata. Goodbye. Ma noi valutiamo... Ma noi che...